Sono al momento una decina i casi sospetti di Omicron 5 emersi dal sequenziamento dei tamponi nel laboratorio di genetica molecolare dell'Università D'Annunzio di Chieti. Già nelle prossime ore si chiariranno i dubbi e si capirà se questa nuova variante del Covid abbia fatto breccia nel muro sanitario d'Abruzzo. Il professor Liborio Stuppia, direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università D'Annunzio di Chieti, dichiara che abbiamo dei sospetti abbastanza fondati che ci siano i primi casi di Omicron 5. Abbiamo una serie di pazienti con infezione che hanno un quadro molecolare, diciamo, quindi relativo al virus diverso da quello tipico dell'Omicron 2. Quindi adesso li stiamo sequenziando, avremo risultati a breve, ma è molto probabile che sia Omicron 5 perché in Italia, anche in altre regioni, hanno incominciato a segnalarla. Cosa cambia rispetto alle altre varianti? Ma come sempre, quando una nuova variante incomincia a vedersi e incomincia a crescere, vuol dire che è più infettiva. Quindi questo è proprio un dato. Di fatto, se dovesse crescere, cambia che è ancora più infettiva, però arriva in un momento tranquillo, cioè in un momento in cui fortunatamente, come sempre, l'estate ci protegge. L'altro dato che insomma ci deve far stare attenti è che sembra che nella sequenza ci sono delle varianti che sono più simili a Delta, e Delta era una variante del virus un po' più aggressiva rispetto a Omicron. Quindi, e il fatto che sia più infettiva ci preoccupa relativamente, dobbiamo verificare se è anche un po' più aggressiva. A settembre, con queste nuove varianti, che quadro si prospetta? Sarà molto importante vedere che succede, perché io credo che indietro avremo molte difficoltà a tornare, e allora la speranza è invece di andare avanti, nel senso di usare nuove strategie, una su tutti, nuovi vaccini che dovrebbero essere costruiti per riconoscere parti non variabili del virus e quindi in grado di produrre una reazione immunitaria contro tutti i ceppi virali, e non come adesso, che è abbastanza chiaro che i vaccini che abbiamo fatto contro il ceppo originale di Wuhan non funzionano più contro la Omicron. Quindi più che pensare di tornare lockdown, immagino che la soluzione sia di nuovo una proposta di vaccinazione, stavolta più capace di proteggerci da ogni variante. Professore, dal 15 giugno via le mascherine anche al chiuso, questo rappresenta un problema? Ma io, come ho sempre detto, poi c'è la libera scelta. Io personalmente al supermercato la metterò per tutta la vita, è una scelta mia. È un problema, ma tanto ormai è già così, cioè nei ristoranti si vede dovunque, quindi vorrei soltanto ricordare che la fine di un obbligo non vuol dire l'inizio dell'obbligo di non metterla. Se ognuno di noi all'abitudine di portarsela, e se vede un po' troppo assembramento di gente che non conosce, magari mettersela, non deve certo pensare di non essere la moda. È comunque un sistema di protezione che ha sempre la sua utilità. E l'altro è quello di continuare a lavarsi le mani ogni volta appena rientrati a casa.